Benvenuti a tutti, in questo video vi mostrerò cosa fare quando vi si rompe il telecomando del box, ad esempio. Vi lascio in descrizione il link per comprare questo telecomando universale dove possiamo andare a registrare più di una frequenza. Abbiamo quattro frequenze, come vedete. Per utilizzarlo serve innanzitutto che il telecomando originale non sia del tutto morto o comunque avere una frequenza di quel telecomando. Dopodiché vi faccio vedere come sincronizzarlo. Allora, per sincronizzare il telecomando dobbiamo tenere premuto A e B, in questo caso, poi vedete, adesso si è resettato. Dopodiché andiamo a scegliere il tasto che vogliamo programmare, ad esempio noi siamo là, gli mettiamo vicino l'altro telecomandino, quello originale, teniamo premuto il tasto che vogliamo configurare, e qua uguale. Ok. Adesso che ha fatto il LED fisso è configurato, andiamo a provare se apre il nostro cancello.